Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in provincia di Teramo arriveranno 170 milioni di euro per migliorare le infrastrutture scolastiche. Una operazione senza precedenti e se ne è parlato questa mattina a Teramo nel corso di un seminario organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con la Diocesi di Teramo Atri. Tra gli intervenuti il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini e Luigi Fiorentino, capo di gabinetto del Ministero dell'Istruzione, Tania Bonici Castelli. Istruzione e ricerca è il binomio perfetto per la ripartenza, basata su una strategia che punta sia sull'ampliamento delle competenze quanto sul potenziamento delle infrastrutture scolastiche. E la prima a ripartire in Abruzzo, grazie ai fondi del PNR, sarà la provincia di Teramo. 170 milioni di euro, oltre i 54 già stanziati, un'operazione senza precedenti. La scuola diventa così protagonista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un'occasione unica di crescita. Se ne è parlato nel corso di un seminario che si è svolto a Teramo all'Istituto Tecnico Carlo Forti, alla presenza del commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini e del capo di gabinetto del Ministero dell'Istruzione Luigi Fiorentino. L'incontro è stato organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in collaborazione con la Diocesi di Teramo Atri. In provincia di Teramo sono previsti investimenti molto importanti, sono circa 54 milioni già stanziati con le ordinanze ordinarie in deroga, altri 170 circa saranno recati nell'ordinanza speciale, una cifra ben superiore, riguarderà l'intero territorio regionale e l'intero cratere, impegneremo circa 600 milioni di euro. Voglio spiegare meglio, noi stiamo completando il finanziamento della ricostruzione, del recupero o della costruzione di nuove scuole in sostituzione di quelle non adeguabili sismicamente, mancanti rispetto alla programmazione di questi 5 anni. In totale nelle 4 regioni, nei 500 comuni del cratere e fuori cratere, interverremo su circa 450 scuole. È un'operazione senza precedenti per entità, per rilevanza e noi vorremmo anche per il rispetto dei criteri di sicurezza e di qualità della ricostruzione. Il seminario dal titolo Ripartiamo insieme dalla scuola con il PNRR per la crescita educativa del territorio ha visto la partecipazione dei dirigenti scolastici, dei sindaci del territorio, l'università e il prefetto di Teramo. Il vescovo Lorenzo Leuzzi ha invece focalizzato il suo intervento sul cammino educativo degli adolescenti. Credo che sia il punto di partenza, soprattutto in questo momento in cui le famiglie hanno bisogno di sostegno e la scuola può svolgere un grande ruolo insieme con la Chiesa, con tutte le realtà educative, penso anche al mondo dello sport, al mondo della sanità. Ecco, tutti insieme siamo chiamati a vivere una grande esperienza di sostegno educativo. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio Guido Liris, ha approvato lo stanziamento di 8,9 milioni di euro per alcuni settori strategici della struttura dell'ente. In particolare, l'esecutivo ha dato il via libera ad una variazione di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per l'iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate per soddisfare le richieste di variazione pervenute da servizi e dipartimenti della Regione. La voce più sostanziosa riguarda il Dipartimento di Protezione Civile, al quale sono andati 3.456.000 euro per l'edilizia residenziale sociale dei territori danneggiati dal sisma 2016-2017, 1.392.279 euro per il fondo per gli inquilini morosi incolpevoli e 1.866.666 per la stipula dei contratti a tempo determinato per attività di rischio idrogeologico e il Dipartimento Sanità, al quale sono andati 1.190.892 euro per la remunerazione aggiuntiva delle farmacie per rimborso farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale. Presentata quest'oggi la candidatura di Francesco Menna a presidente della provincia di Chieti, il sindaco di Vasto, il suo secondo mandato è il nome su cui punta il centrosinistra per dare continuità all'azione amministrativa del presidente uscente Mario Pupillo. Stefano Recanati.
Il dopo pupillo per il centro-sinistra si chiama Francesco Menna, infatti sarà il rieletto primo cittadino di Vasto, il candidato alla presidenza della provincia di Chieti. Menna sarà appoggiato da due liste civiche, Insieme per la Provincia e Chieti Provincia Verde. Nelle elezioni di secondo livello del 18 dicembre, a cui sono chiamati gli amministratori dei 104 comuni della provincia, Menna sfiderà Filippo Paolini, fresco di elezione come sindaco di Lanciano. Diciamo che è una candidatura che nasce dal dialogo, dal confronto, dalla sintesi con i sindaci, con i territori, con gli equilibri territoriali. Tante le sfide da affrontare come PNRR, edilizia scolastica e viabilità, dove spiccano la via verde Costa dei Trabocchi e le vecchie stazioni ferroviarie, oltre alla questione non più prorogabile della crisi idrica. La prima cosa è rendere di ogni comune un fascicolo fatto di fatti, di problemi, di questioni, di quesiti, e operare su ciascun comune, quindi realizzare 104 fascicoli per 104 comuni, per 104 questioni. La legge di bilancio reintroduce lo stipendio abolito 5 anni fa della legge del Rio, che aveva imposto pesanti tagli ai bilanci degli enti provinciali. C'è un ricominciamento, una rinascita nella funzione, nell'istituzione dell'ente provincia. Rispetto a questo dobbiamo essere bravi, pronti, preparati, competenti per accertare, realizzare, programmare e quindi fare il bene della provincia di Chieti. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato contro l'ultimo pronunciamento del TAR sulla vicenda Filovia, consentendo la ripresa del cantiere. In particolare il Tribunale Amministrativo ha obiettato il difetto di fumus e di periculum in mora, ovvero l'assenza delle condizioni tali da rendere necessaria la sospensione dei lavori, acclarando di fatto che tra il ricorso e la discussione di merito comunque non potrebbero essere realizzate opere irreparabili. Tradotto, le opere della Filovia possono andare avanti nell'attesa del giudizio di merito. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ufficializzando il primo pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello degli enti contro la sentenza con cui il TAR lo scorso ottobre aveva fermato il progetto. Come previsto, prosegue Sospiri, il Tribunale Amministrativo sta facendo piena luce e chiarezza sull'intera vicenda e soprattutto sulle ragioni delle istituzioni coinvolte, Regione Abruzzo, TUA, Comune di Pescara e Comune di Montesilvano. La Filovia si farà, ribadito Sospiri, siamo sicuri che il Consiglio di Stato ribalterà definitivamente la sentenza del TAR, approfondendo le nostre ragioni e la correttezza del progetto. Con una nuova ordinanza, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha stabilito che da lunedì 6 dicembre sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto. La misura è stata varata a seguito dell'impennata dei casi registrati nell'ultimo mese di novembre. Vediamo. Ultimi giorni senza mascherina a Chieti, poi da lunedì scatta l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione all'interno del centro cittadino, lo ha annunciato il sindaco Diego Ferrara dopo aver incontrato il prefetto Forgione. L'ordinanza, che entrerà in vigore da lunedì 6 dicembre, sarà valida presumibilmente anche oltre la fine dello stato di emergenza fissato ad oggi per il 31 di dicembre. Una misura stabilita alla luce dell'aumento dei contagi da coronavirus, più di 140 da inizio novembre. Ovviamente preoccupa me, preoccupa la cittadinanza e conseguentemente in linea anche con altre città d'Italia ho adottato questo provvedimento di utilizzare la mascherina anche all'aperto, in tutto il centro urbano. Una manovra sicuramente per salvare più possibile il Natale e le attività che in questi giorni lavoreranno tantissimo, ma anche una manovra per salvaguardare i cittadini. Permettetemi di dire anche a livello psicologico, perché effettivamente siamo tutti provati da questa situazione e questo nuovo balzo in avanti dei contagi che io personalmente non avevo messo in conto o quantomeno pensavo che fosse molto più moderato, mi preoccupa alquanto. Intanto prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale. Nella sola giornata di ieri sono state inoculate 779 dosi. Una specie di record dei giorni e delle settimane precedenti, e si va a ritmo serrato. Il problema che si sta cominciando a porre è quello proprio della stanchezza degli operatori. Quindi se
mi si permette, io invito alla calma, alla cittadinanza. Sì, ci sono da fare delle file a volte interminabili, ma abbiate pazienza perché stiamo lavorando per voi. Sempre più vicino il rimpasto di giunta a Pescara, il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli parla di passo logico, ritenendo comunque prioritario continuare a lavorare per risolvere i problemi della città. Paolo Renzetti. Antonelli, si continua a parlare tanto del possibile rimpasto in giunta a Pescara, se ne parla da settimane, resta però tutto fermo, insomma qual è la situazione? Ma soprattutto ne parlano gli organi di stampa, perché in realtà poi la situazione è, come dire, abbastanza semplice. Ci sono stati dei movimenti all'interno dei gruppi consiliari, cosa purtroppo fisiologica, in ogni consigliatura questo è avvenuto, e tutto questo potrebbe determinare l'esigenza di apportare delle piccole modifiche. Peraltro siamo quasi a metà consigliatura, io credo anche qui che sia fisiologico rivedere magari qualche assetto e anche fare il punto della situazione su ciò che è stato fatto, su ciò che resta da fare, tenuto conto che rispetto al passato abbiamo vissuto questo anno e mezzo, quasi due anni di pandemia, che sicuramente hanno stravolto le attività di tutte le pubbliche amministrazioni, e da questo punto di vista quindi anche il Comune di Pescara non fa la differenza. Credo che siamo esattamente nella normalità, insomma, in qualche modo arriverà il momento, io credo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in cui ci si siederà proprio per programmare al meglio il secondo scorcio di consigliatura. Mettendo da parte il suo ruolo super partes di Presidente del Consiglio Comunale, le chiedo da esponente della Lega, secondo lei questo rimpasto ci sarà, quando, ma soprattutto potrebbe creare qualche problema nella maggioranza? Ma io intanto non parlerei di rimpasto, che è un brutto termine, non mi piace, quindi non lo utilizzo. Io parlo di un diverso assetto organigrammatico e programmatico per quanto riguarda i due anni e mezzo che abbiamo davanti, nuova Pescara permettendo. Quindi tutto questo avverrà come abbiamo fatto fino ad oggi, nella massima condivisione possibile. Torno a dire, purtroppo io credo la stampa che faccia il suo lavoro, è normale che la notizia c'è e quindi gli organi di informazione l'affrontino. Credo che tutto sia determinato molto da una prevalente attività che si svolge sui social. Per fortuna poi, quando bisogna parlare dei problemi della città, che sono quelli che ci stanno a cuore, lo si farà attorno ai tavoli istituzionali. Quindi immagino, ripeto, che da qui alla fine dell'anno noi questo punto della situazione lo faremo. Il movimento Idea per ora non molla la presa ed è pronta a riprendersi un posto nella giunta comunale di Sirvi. La decisione però sarà presa solo a seguito di un incontro con tutto il gruppo. Per quanto riguarda le elezioni provinciali, Idea chiede l'appoggio per la consigliera Beta Costantini. Vediamo il servizio. Ma noi abbiamo sempre detto che, che i metodi usati dal sindaco non sono stati quelli esatti, ci dovrebbe essere una corretta politica e condivisione delle idee e degli azzeramenti che si fanno. Questa è l'unica cosa che abbiamo detto e ripetuto al sindaco: vogliamo la condivisione sempre di tutta la maggioranza, tutti i consiglieri, e molte volte questa cosa è mancata. Non si placano le tensioni all'interno dell'amministrazione comunale di Sirvi guidata dal sindaco Andrea Scordella. Il movimento Idea, guidato dall'ex vice sindaco Fabrizio Valloscura, per ora non spinge per il rientro in giunta, ma la decisione sarà comunque presa a seguito di un incontro con il gruppo. Riporteremo le idee della base al nostro senatore Gaetano Quagliarello e decideremo il da farsi. Noi abbiamo sempre fatto così, siamo un gruppo molto democratico, e se questa dovesse essere la decisione del gruppo sarà sì, se dovesse essere il contrario sarà no. Idea ad oggi non è fuori dalla maggioranza, anche se non ha ruolo in giunta, e nei giorni scorsi ha provveduto a votare le opere triennali e le variazioni di bilancio. Ci si appresta anche ad andare verso il PNRR, ci sono queste elezioni provinciali, e sarebbe veramente un peccato che Idea perdesse il consigliere che lo rappresenta, Beta Costantini, perché ha fatto anche un ottimo lavoro. Proprio sulle elezioni provinciali si sofferma Valloscura, chiedendo alle forze di maggioranza locali di appoggiare la candidatura della consigliera Beta Costantini. La vedo dura, questa volta è molto più difficile. Noi stiamo facendo di tutto per cercare di confermare Beta ha fatto un ottimo lavoro, mi piacerebbe anche i consiglieri di Sirvi l'appoggiassero. Un sindacato sempre più vicino ai cittadini, in questa ottica l'apertura della nuova sede della UIL Pensionati a Pescara, in Piazza Rizzo, vediamo.
Segretario, un sindacato sempre più vicino ai propri associati, ai cittadini, soprattutto ai pensionati, anche in quest'ottica l'inaugurazione oggi a Pescara in Piazza Rizzo di questa nuova sede della UIL. Sì, certamente, noi già questa è una sede che noi avevamo già attivato alcuni anni fa e che praticamente ospitava solo i pensionati e quindi un po' si occupava solo dei pensionati. Noi abbiamo voluto che questa sede diventasse una sede confederale, nel senso che la UIL, oltre che avere i pensionati che è ovvio hanno delle esigenze particolari, ma noi riteniamo di dare un servizio a tutta la collettività che abita in questo quartiere, avendo presente che è un quartiere che sicuramente ha bisogno di servizi e noi saremo a loro disposizione. In questi quartieri di carattere popolare ci sono problemi sia di carattere previdenziale, di sostegno al reddito, di problemi fiscali, di problemi abitativi, di problemi anche riguardanti anche la disabilità. Quindi noi fortunatamente siamo un'organizzazione che può mettere a disposizione una rete di servizi che possono rispondere a questo e ad altro che magari in questo momento non mi è venuto in mente. La famosa intuizione del sindacato dei cittadini, anzi io direi anche il sindacato delle persone, si sta attuando in maniera ottima, perché noi cercheremo sicuramente di stare vicino alle persone che hanno bisogno, alle persone che soffrono di disagi e quant'altro. Quindi poi strategicamente una zona qua, la zona sud di Pescara, che diciamo non c'era una struttura così importante, perché questa struttura ci sarà non solo la sede della UIL pensionati, ma verranno messi i servizi, quindi il CAF, il patronato, quindi avremo sicuramente, io mi auguro, molto successo. Io come segretario generale della UIL pensionati di Pescara mi auguro che questa possa essere diventata una zona a disposizione di tutti. Convegno questa mattina a Pescara dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti per trattare la tematica del disagio giovanile. Vediamo. Mettere a fuoco un argomento difficile ma realizzabile, soprattutto fondamentale nella sfera sociale odierna. Dimostrare che la sinergia tra differenti professionalità, magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri ed insegnanti può riuscire ad abbattere i muri dell'indifferenza ed arginare e prevenire tutte le forme del disagio giovanile per aiutare, guidare e formare il senso di responsabilità e di coscienza critica degli adolescenti. Questo è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina nella sala consiliare del Comune di Pescara, organizzato dall'AMI Abruzzo, Avvocati Matrimonialisti Italiani. L'AMI Abruzzo non è altro che una costola, una sezione distrettuale territoriale dell'AMI Nazionale, che è un'associazione di diritto di famiglia per la tutela delle persone, della famiglia e dei minori, che è aperta all'adesione non soltanto degli avvocati iscritti all'albo, ma anche di altre differenti professionalità, quindi gli insegnanti, i magistrati, i pedagogisti, gli psicologi e psichiatri e quant'altro. Ed è proprio in quest'ottica che oggi abbiamo organizzato questo convegno, che vede la problematica, purtroppo, assai stringente e destinata anche a proseguire nel futuro, del disagio giovanile. La tematica oggi infatti verrà trattata in accordo con questo carattere multidisciplinare che è caratteristico dell'AMI da più personalità. È fuor di dubbio che i giovani di oggi rispetto al passato siano influenzati in peius da molti fattori negativi che ne fanno accrescere questo disagio. Non ultimo, purtroppo, devo anche menzionare il Covid, la pandemia di Covid-19 che purtroppo stiamo ancora attraversando, che sicuramente ha portato a un isolamento forzato dei nostri ragazzi, dei nostri adolescenti e quindi a un allontanamento di questi adolescenti dalla socialità in genere, con il proliferare di varie forme di patologie anche di tipo psicologico e psichiatrico. E quindi diciamo che questi sono gli argomenti del nostro convegno. Presentata la 15ª edizione del Pescara Abruzzo Wine, premio vino e cultura, città di Pescara 2021 in calendario, all'Aurum nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre e alla quale hanno garantito la presenza oltre 100 cantine. Servizio.
Assessore, Pescara Abruzzo Wine, 5, 6, 7, 8 dicembre, un'importante iniziativa per parlare di vini, ma non solo. Sì, è una iniziativa importantissima e supportata dall'amministrazione comunale. Io sono onorata di ospitare all'interno della struttura dell'Aurum questo evento. Un evento che oramai è presente nella nostra città da 15 anni. E, voglio sottolineare anche un aspetto molto importante, che è un aspetto sociale, che è quello della devoluzione di una somma di denaro che verrà raccolta durante questi 4 giorni a favore della ricostruzione della Pineta d'Annunziana. Io esorto e invito tutti i cittadini di Pescara a essere presenti, a partecipare a questo evento, a questa manifestazione che è stata organizzata dall'Accademia Internazionale Enogastronomici e Sommelier, e quindi dobbiamo esserci tutti, perché lo scopo è uno scopo benefico che fa lustro alla nostra città. In questi 4 giorni saranno esposti vini di 100 cantine per un totale di circa 270 tipologie diverse in degustazione gratuita. Il pubblico, per accedere alla sala, oltre le norme, oltre Covid, deve versare 2 euro che noi giriamo interamente al comune, e riceverà in omaggio la sacca e il bicchiere di degustazione, questo anche per ovviare il lavaggio dei bicchieri col Covid, quindi ognuno col proprio bicchiere. La Regione ha il dovere di essere vicino a manifestazioni come questa, una manifestazione ormai storica per il nostro territorio, che ha molteplici valenze. La prima è quella di esaltare sempre più il vino, che è, ovviamente parliamo di uno dei prodotti più tipici e caratterizzanti del nostro territorio e che è uno degli ambasciatori non solo in Italia ma nel mondo. E poi c'è la finalità della Pineta d'Annunziana, dove la Regione è prontamente e giustamente intervenuta per contribuire per un importo finanziario importante per riaprire alcuni lotti, e dobbiamo anche con queste manifestazioni stimolare la coscienza di tanti pescaresi, tanti mecenati che danno il loro apporto per cercare di restituire il comparto della riserva d'Annunziana alla città di Pescara, ma direi all'intero Abruzzo. Ed ora la pagina dello sport. Emergenza totale per il Teramo, che domani anticipa a Pontedera il suo impegno di campionato. Dopo la sconfitta di Carrara, però, Guidi pretende una risposta caratteriale dai suoi. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Fame e responsabilità sono due ingredienti che serviranno al Teramo domani nella seconda trasferta consecutiva contro il Pontedera. In una settimana in cui le brutte notizie arrivano dall'infermeria, Guidi non recupera nessuno, ma le buone vengono fuori dal terreno di gioco con il dissequestro delle quote societarie della Teramo Calcio. Perché domani dobbiamo avere fame. Perché quando siamo mancati in questo, noi abbiamo rischiato e abbiamo fatto delle bruttissime figure. Però noi proveremo a vincere la partita, è chiaro, che è questo il messaggio che do anche ai miei calciatori. Poi se non saremo bravi a vincerle, è chiaro che dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di uscire con un risultato positivo. E è stata una notizia estremamente, estremamente positiva, che ci fa tornare un po' nella normalità, perché poi è chiaro che a livello psicologico qualcosa concedi sempre. Settimana di allenamento particolare per il Teramo, con allenamenti che Guidi, soprattutto nei primi 2 giorni, ha voluto di un certo tipo. Volevo vedere gli atteggiamenti di ogni singolo calciatore, che nelle difficoltà doveva rispondere, non solamente perché avevamo giocato una brutta partita a Carrara, ma anche dal punto di vista proprio caratteriale, di tenere alla squadra, alla maglia, alla società, ai compagni. La squadra ha risposto bene e penso che siano stati estremamente sensibili in quello che è successo, e penso che l'esame di coscienza se lo siano fatti tutti quanti. L'avversario è di quelli difficili, il Pontedera del bomber ex della gara Simone Magnaghi, un ambiente, quello granata, che negli anni si è costruito e della continuità ha fatto il punto di forza. Ma basti pensare che questo è un gruppo che è riuscito a battere il Modena, è riuscito a battere l'Entella, è riuscito a battere il Pescara, è riuscito a pareggiare con la Reggiana. Quindi so che troveremo un ambiente difficile, ma al di là del tema tattico, veramente domani non possiamo essere secondi dal punto di vista temperamentale, perché sennò noi la partita la perdiamo facile. Magnaghi è un giocatore secondo me estremamente importante in Serie C.
e la costante che mi viene un po' da pensare è che chiunque vada a giocare davanti a Pontedera trova l'ambiente ideale per esprimersi, e questo per far passare un concetto che spesso i calciatori devono essere supportati nei momenti anche di difficoltà e soprattutto non essere giudicati al primo errore. L'emergenza potrebbe portare anche un cambio di formazione. 3-4-3 o 4-2-3-1 invece del consueto 4-3, l'emergenza è veramente totale in casa biancorossa. Qualcosa stiamo sbagliando anche magari a livello sanitario, perché ci sono calciatori che ora sono più di 3 mesi che mancano dal campo o un mese e mezzo, e quindi che magari nella prima diagnosi erano cose molto più semplici e banali. Le alternative che sono nella testa del tecnico Federico Guidi sono più di una. Le soluzioni sono preste fatte, abbiamo la possibilità di giocare a tre dietro con i due centrocampisti, quindi 3-4-3, e poi abbiamo la possibilità di giocare con una batteria di trequartisti. 4-2-3-1, perché con le due punte non abbiamo due attaccanti centrali, quindi è chiaro che difficilmente ci schiereremo con due punte in orizzontale, perché non ce le abbiamo in rosa. Gara decisiva domenica a Grosseto per il tecnico del Pescara Gaetano Auteri, che è pronto a rilanciare tra i titolari Ferrari e valuta le soluzioni Rasi e Ianes dal primo minuto. Sul fronte maremmano il tecnico Magrini dovrebbe confermare il 3-5-2 varato nella vittoriosa trasferta di Siena. Il servizio. Invertire la rotta e scacciare i fantasmi di un esonero. Gaetano Auteri si gioca il Pescara e allo Zecchini di Grosseto cerca quella vittoria che ai biancazzurri manca da oltre un mese, 1-0 all'Olbia. Un risultato che probabilmente passerà anche da un cambio di atteggiamento. Il ritorno al 3-4-3 non è servito, magari i calciatori hanno ritrovato automatismi già noti e sui quali hanno lavorato nei primi mesi. Il problema però è che il Pescara è diventato una squadra senza anima, vuota. Non è dato sapere se questo essere piatti dipenda da una mancata sintonia di buona parte del gruppo con l'allenatore, se dai continui cambiamenti, se dal clima di negatività che avvolge la squadra, cosa questa sottolineata da alcuni calciatori dopo il match con la Lucchese. Fatto sta che per fare risultato anche sul campo della penultima in classifica servirà un Pescara vivo e convinto. Difficile pensare che una sola settimana di lavoro possa rigenerare il gruppo, ma Auteri ci spera. Il tecnico siciliano dovrà fare a meno di Drudi e Rizzo squalificati. Oltre Di Gennaro vanno verso il forfè Rauti e Marilungo, recuperato Bocic, mentre Galano continua a lavorare a parte e se dovesse recuperare sarà solo per la panchina. Nel trio di difesa Ingrosso tornerà al centro, probabile il rilancio di Ianes come braccetto destro, ballottaggio Veroli-Frascatore sul lato mancino, ma il primo ha ben figurato con la Lucchese e potrebbe essere confermato. Sulla corsia di sinistra in deciso rialzo le quotazioni di Rasi, che sembrava sul punto di giocare già domenica scorsa, poi però Auteri aveva riconfermato Nzita. Centrocampo completato da Memusciai, Pompetti e Zappella. Davanti tornerà Ferrari con Dursi a sinistra, a destra Clemenza proverà a strappare la maglia a Chiarella, che comunque è davanti. Il Grosseto finora non ha mai vinto in casa in campionato, ma l'ultima mezz'ora di Siena, con la squadra capace di ribaltare risultato e pronostico, hanno dato grande entusiasmo alla squadra di Lamberto Magrini, che potrebbe ripartire dall'assetto provato per la prima volta al Franchi con la difesa 3 composta da Ciolli, Salvi e Siniega. In avanti Moscati si è sbloccato ed è la certezza, De Silvestro e Arras si contendono l'altra maglia. Le due squadre si sono già trovate di fronte a Pescara in Coppa Italia lo scorso 15 settembre. Vittoria biancazzurra 2-0 con reti di Zappella e Dursi. Sarà il primo confronto nel campionato di Serie C. In B4 precedenti con due vittorie a testa, in particolare a Grosseto, vittoria unionista 3-2 nel marzo 2011 con reti di Alfageme, Turati e Sforzini, Stojan e Sansovini per il Delfino. Riscatto biancazzurro l'anno dopo, nel maggio 2012, quando il Pescara di Zeman volava verso la Serie A 2-4 con reti di Insigne, Nielsen, Sansovini e autogol di Alfageme, inutile la doppietta di Sforzini. Dirige il primo anno in Can C Kevin Bonacina di Bergamo, alla prima direzione con entrambi i club.
E ora la pallavolo con il programma del fine settimana. In A2 la Sieco Ortona sarà impegnata a Bergamo domenica alle 18, in contemporanea in A3 big match a Pineto, dove l'Abba ospiterà la capolista Macerata. In A2 femminile l'Altino sempre domenica, ma alle 17 giocherà a Ravenna. In B maschile domani alle 18 l'Alba Adriatica riceverà il Bellaria, il Paglieta affronterà il Meta alle 18.30. In B1 femminile la Teatina andrà a Capannori. In B2 infine la D'Annunziana riposerà, il Gada Pescara 3 ospiterà il Bari alle 17, Cetas Montesivano al Palaroma se la vedrà alle 18 col Trani, ma i riflettori sono tutti sullo scontro al vertice tra la capolista Teramo e la vice marchigiana Corridonia. Appuntamento domenica alle 17.30 al Palacquaviva. È tutto per questa prima edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è con le prossime edizioni del nostro TG.